Ciao, nel video di oggi ti spiego come puoi allenarti da casa anche con un semplice sacco da Fitbox come questo. So che in questo momento ti starei chiedendo: ah, ma io se voglio allenarmi da casa tanto vale che mi compro un sacco vero da box di quelli che si appendono nel muro se voglio allenarmi bene. Ok, però il problema è che non tutte le persone hanno la possibilità di fare un buco nella parete per appendere un sacco e soprattutto non hanno lo spazio per mettere il sacco magari in casa oppure nel garage, come si vede spesso fare da molte persone. E per un principiante o un amatore di box va benissimo lo stesso allenarsi da casa anche con un sacco come questo, che chiaramente è diverso rispetto ad un sacco vero da pugilato, proprio perché questo non lo appendi a un muro, ma rimane stabile grazie a questa base d'appoggio a terra che è ricoperta di sabbia, ok? E io personalmente, allenandomi da casa qui nel mio garage, utilizzo questo sacco proprio perché non ho la possibilità di fare un buco nel muro e comprarmi un sacco vero da pugilato, ok? E ti dirò la verità che mi trovo molto bene lo stesso anche con questo sacco. L'importante è saperlo utilizzare, sapersi allenare con questo tipo di sacco. La stessa cosa chiaramente vale anche per un sacco vero da box, che non tutti lo sanno usare nella maniera corretta. Infatti mi capita spesso di vedere dei video di amici o clienti che mi mandano i loro video di allenamenti quando si allenano a sacco vero da box, che lo appendono in garage o chi nel giardino, e vedo molti errori che fanno quando si allenano a sacco, proprio perché non curano la tecnica dei colpi e si focalizzano solo sul volerlo colpire in maniera violenta e aggressiva, ok? Quello è il tipico errore di chi non si sa allenare al sacco. Si fanno prendere dalla foga e iniziano a picchiarlo in maniera aggressiva, causandosi anche degli infortuni. E gli infortuni tipici che si possono causare dall'allenamento a sacco, che viene fatto in maniera scorretta, sono magari male alle mani, ai polsi, ai gomiti o anche alle spalle, ok? Quindi il mio consiglio, se sei un principiante o sei un amatore, ti puoi allenare benissimo anche con un sacco semplice come questo da Fitbox, che chiaramente è molto più leggero rispetto ad un sacco vero e bisogna saperlo utilizzare. Come si fa ad allenarsi con un sacco da Fitbox? Adesso ti farò vedere qualche minuto di allenamento al sacco. E praticamente la regola principale da tenere in considerazione è che bisogna farlo in maniera sciolta. Vuol dire che non bisogna colpirlo con violenza, proprio perché essendo leggero basta che lo colpisci e questo si sposta subito, ok? Quindi bisogna colpirlo piano e questo ti permette proprio di allenarti a tirare i colpi in maniera sciolta, ok? E quindi di conseguenza riesci anche a farlo senza affaticarti troppo. Infatti molti, quando si allenano a sacco, iniziano a colpirlo in maniera aggressiva. Primo errore, si irrigidiscono con il corpo, quindi li vedi che sono tinchi con tutto il corpo e anche con le braccia, si irrigidiscono e iniziano a caricare i colpi con violenza, che è sbagliato, proprio perché in un incontro di boxe se ti irrigidisci e inizi a caricare i colpi, l'avversario li vede e te li può schivare, te li può parare, ti può contrattaccare, quindi non va bene. Il segreto è quello di farlo proprio in maniera sciolta, come ti farò vedere adesso in questo sacco da Fitbox. L'altro errore che si deve fare è che si affaticano subito colpendolo in maniera aggressiva e rigida con il corpo, e dopo un paio di minuti sono già stanchi col fiatone a terra, e questo non va bene perché non ti permette di allenarti in maniera aerobica al sacco come bisogna fare normalmente, ok? Quindi questo sacco bisogna colpirlo piano, senza spingere i colpi, in maniera sciolta, e ti permette proprio di concentrarti sulla tecnica corretta dei colpi della box. Una volta che prendi confidenza con il sacco, inizi a farlo in maniera sciolta, puoi aumentare la velocità, sempre fermando il colpo davanti al sacco senza spingerlo, ok? Perché il sacco, vedi, se tu spingi il colpo, il sacco vola, si sposta e dopo non puoi tirare i colpi in sequenza, ok? Quindi adesso ti faccio vedere qualche minuto da fare a casa nell'allenamento in questo sacco da Fitbox, proprio fatto in maniera sciolta, senza affaticarti, senza irrigidirti con il corpo, come dovresti farlo anche tu da casa, ok? Quindi mi concentro molto sulla tecnica e sul sinistro, ok? Il segreto per fare bene il sacco e per imparare bene le tecniche dei colpi è quello di imparare
prima tirare bene il sinistro, che è il colpo che ti permette di mantenere la distanza dal sacco. Ok, quindi il sinistro lo faccio in maniera sciolta, lo tiro in maniera sciolta, trovo la distanza vuol dire che quando il mio sinistro colpisce il sacco, ok, sono a contatto e quindi posso tirare gli altri colpi perché vanno a segno. Se io sono al sacco e il sinistro lo tiro qua, non sono alla giusta distanza. Quindi il sinistro è molto importante, ho fatto anche altri video, ne farò ancora sull'importanza del diretto sinistro e adesso te lo farò vedere proprio in maniera sciolta questo sacco da fitbox. Quindi mi metto in guardia, mi concentro sempre sul sinistro, faccio i movimenti anche con il tronco, mi sposto, cosa che molti non lo fanno, si mettono al sacco, iniziano a colpirlo, restano sempre fermi lì, fermi come dei tronchi piantati a terra. Invece bisogna imparare a muoversi in scioltezza intorno al sacco, così. E colpisco piano, cioè il colpo arriva, quando arriva a segno lo richiamo indietro, quindi non lo spingo, ok? Quindi... Mi concentro anche sulla respirazione, ok? Quindi sono lì, mantengo il respiro e poi scarico i colpi e mantengo sempre il fiato, cioè mi devo gestire le mie forze, non è che dopo 2 minuti devo essere stanco a terra, che ho male dappertutto, perché non so neanche io cosa ho fatto al sacco, devo essere cosciente di quello che faccio e soprattutto padrone di me stesso, delle mie forze e del mio istinto, ok? Thank you.
stop, ok. Adesso ti ho fatto vedere qualche minuto in maniera sciolta, dove mi concentravo molto anche sulla velocità dei colpi, ok? Comunque, come hai potuto vedere, quando facevo il sacco non spingevo mai i colpi, li fermavo sempre quando colpivano, andavano a segno, e il sacco rimaneva sempre fermo, quindi non vedevi mai il sacco fare questo, oppure di qua, ok? No. E ho fatto un ottimo allenamento aerobico, infatti come puoi vedere e sentire ho il fiatone, e questo vuol dire che è stato un buon allenamento, ok? Quindi sciolto, giocando sempre col mio sinistro, muovendomi con le gambe, con il tronco, tirando combinazioni di colpi e niente, colpendolo e richiamando subito indietro il colpo, ok? Con questo sacco da Fitbox puoi fare un ottimo allenamento di pugilato da casa, se non hai la possibilità di comprarti un sacco vero, comunque sia, se devi scegliere tra un sacco vero e un sacco da Fitbox e sei un amatore, sei un principiante, ti vuoi allenare così tanto per fare, il mio consiglio è quello di utilizzare questo sacco, che lo uso io, che ho già una certa esperienza, e devo dirti il mio parere, mi trovo molto bene. Ok? Quindi, se ti è piaciuto questo video, metti un like e scrivimi nei commenti qui in basso qualche tua domanda, tua opinione, qualcosa che mi vuoi chiedere, consiglio, tutto quello che vuoi. Ok? Spero ti sia piaciuto questo video, ti aspetto nel prossimo allenamento di box. Ciao!